Ennio Morricone, compositore, musicista. In questi giorni esce la sua autobiografia che si intitola Inseguendo quel suono, pubblicata da Mondadori, scritta con Alessandro De Rosa. Maestro, che cosa sarebbe un film di successo con una musica diversa da quella con la quale è diventato famoso? Quanto è importante legare una colonna sonora a un film specifico? È molto importante, certamente, specialmente quest'ultima che ho fatto, queste ultime che ho fatto, una per Tornatore e l'altra per Tarantino. Credo specialmente quella di Tarantino, che non mi ha chiesto proprio una musica specifica, ma mi ha chiesto di interpretare una certa scena. Io invece ho fatto tutta la musica intera per il film, e quindi sono abbastanza contento, perché non avendo il regista chiesto nulla, sono stato più libero di scrivere. Tarantino le ha dato l'Oscar, è stata una sorpresa. Beh, io ho avuto altre cinque nomination, nominazioni dell'Oscar, e non ho avuto mai, quindi non mi aspettavo neanche questa volta, quindi è stata una bella sorpresa. Lei ha citato Tarantino, ma Tornatore, quello che le voglio chiedere è: Tornatore l'uomo, il regista che ha preso il posto di Sergio Leone in lei, in Ennio Morricone? Ma con tutta personalità, è un regista importantissimo, ma diversissimo da Sergio. La personalità del Tornatore è proprio altissima. Ha lavorato su dei film di diverso tipo, ne ha fatti 10-12 con me, e quindi sono testimone del suo talento, ma anche della sua diversità a essere un uomo di cinema. Maestro, qual è il momento della lavorazione di un film in cui viene concepita e introdotta la musica? Si aspetta la fine, si aspetta il montaggio, o già durante le riprese la musica può diventare protagonista? No, dopo il montaggio. Assolutamente, questo è importantissimo, discutere con il regista il punto del film dove applicarla. Ma il regista, chiaramente un progetto col regista lo si fa dall'inizio. Naturalmente io discuto con il regista, si discute e si decide insieme, però in maniera anche interessante, spiegando perché deve cominciare prima, perché deve finire dopo, perché nessuna musica deve intralciare i suoni, altri suoni del film. Gli attori non conoscono mai, mentre recitano, quale sarà la musica che accompagnerà le loro azioni presso lo spettatore. Beh, no, questo no. C'è un film che lei si è pentito di avere rifiutato? Glielo chiedo perché ho letto nella sua autobiografia che per ogni film che ha accettato ce n'è almeno uno che ha rifiutato, e di solito immagino che si faccia abbastanza d'impulso. C'è una volta in cui si è pentito di avere rifiutato un film? Beh, io parecchi film ho dovuto rifiutare perché non potevo, specialmente quelli di Tarantino. Io ho detto a lui parecchie volte no, perché il tempo non c'era e non potevo farlo. Sì, Pasolini la dovette corteggiare a lungo per avere una sua musica. Come andò quella volta? Credo sia un regista importantissimo e che ha dato molto al cinema, ma anche alla letteratura, alla poesia. Ecco, per me è stata una scoperta importantissima di una persona col quale ho subito rifiutato il suggerimento di adoperare altre musiche, diciamo, di repertorio. Mentre io ho detto che questo non le faccio, un film così, perché io scrivo musica, e lui ha detto faccia quello che vuole. Naturalmente, per Uccellacci e Sellini io ho scritto per la prima volta un pezzo cantato, un titolo di testa cantati, dove quello che si legge invece stavolta è cantato col testo, sì. del maestro. La faccio parlare con un nostro ascoltatore che sta chiamando da Bari, sì, il signor Francesco. Francesco, buonasera. Sì, grazie, buonasera per avermi richiamato e per darmi la possibilità di chiedere scusa al maestro Morricone, perché un po' di anni fa, non ricordo bene l'anno, ero in un hotel di Torino, un hotel importante, con mia moglie a fare colazione, e a fianco a me c'era il maestro Morricone, ma io me ne sono
reso colto colpevolmente solamente uscendo dall'albergo e vedere un manifesto enorme del suo concerto a Torino. E mi sono rammaricato di questo e non sono riuscito a fargli complimenti. Ha visto quanti anni ha dovuto aspettare per dirglielo personalmente al telefono? Io adesso scendo dal lavoro, ve l'ho sempre raccontato ai miei amici. Quanti anni fa è accaduto, Francesco? C'era un dress e può essere stato 5-6 anni fa, ora non ricordo. Va bene, bene. Quindi finalmente gli ha potuto dare questa testimonianza d'amore e d'affetto. Maestro, è bello anche questo. Grazie, sono contento di aver parlato con lei. Maestro, grazie. Morricone, sua moglie Maria le è accanto da sempre con discrezione. Sì, sì. In una vita che entrambi conducete lontano dai riflettori. È vero che la signora ascolta sempre per prima ogni sua composizione? Beh, guardi, è capitato questo durante tutta la mia vita, che la vita di compositore per il cinema, è capitato che certe volte delle mie proposte numerose che facevo ai vari registi, i registi sceglievano qualcosa che poi alla fine non mi piaceva, era di quello che ascoltavano, sceglievano la cosa inferiore. Allora a quel punto lì ho deciso da solo, prima di far ascoltare le mie proposte al regista, le facevo ascoltare mia moglie, e facevo ascoltare al regista, ai registi, soltanto quello che mia moglie aveva scelto. Quindi questa è stato, lei è stata una testimone di questo. Beh, è un bel campione, insomma, voglio dire. Senta, oggi c'è stata l'ennesima tragedia del mare, ce n'è una al giorno, lei avrà visto i telegiornali e saprà com'è andata nel Mediterraneo. Ma glielo chiedo perché tanti anni fa, nel film La voce dei sommersi, lei stesso partecipò con la sua voce interpretando il lamento delle vittime. Che decisione fu? Io ho pensato di scrivere questo pezzo di musica. Naturalmente poi c'era Mosca Mondadori, Arnoldo Mosca Mondadori, che ha pensato di far diventare un prodotto discografico, che mi ha fatto molto piacere. È nato così, quasi per caso. Io volevo fare qualcosa e lui l'ha voluta portare su un disco. E poi ci fu la decisione sua di mettere la sua voce in voce. Certo. Ho anche detto qualcosa. Maestro Morricone, lei è uno dei simboli dell'Italia che vince. Come vede oggi il futuro del nostro paese? Guardi, io sono molto ottimista, perché l'importante è che i nostri politici si mettano in testa di non azzuffarsi troppo, perché questo è abbastanza scandaloso. Tutti devono pensare al paese e non alla polemica, qualche volta inutile. Io fra un attimo la saluto, ricordiamo ancora la sua autobiografia che è uscita in questi giorni, pubblicata da Mondadori, si intitola Inseguendo quel suono. Però prima le voglio fare Libro, un grande libro. Sì. Il merito del coautore, diciamo coautore. Che è Alessandro De Rosa. Sì, Alessandro De Rosa. Voglio, sì. Che abbia fatto le interviste, che sono durate 3 anni. Le voglio chiedere poi una cosa su De Rosa, ma voglio introdurre un ultimo ascoltatore, che è Carlo da Padova. Carlo, buonasera. 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 Sono molto onorato di parlare col maestro Morricone. Volevo ricordare e dire una cosa. Qualche anno fa, andando in un negozio di dischi, avevo visto un CD, un album composto dal maestro Morricone, sì, con le musiche dei suoi film cantate da una cantante portoghese, Dulce Pontes. Sì. E niente, sono rimasto molto contento di questo CD e lo ascolto spesso, musica eccezionale. Niente, grazie signor Carlo di averci portato anche questa sua testimonianza. Maestro Morricone, portate quel disco con Dulce Pontes, che è una grandissima cantante, che proprio in quell'occasione divenne proprio più brava ancora del solito. Alessandro De Rosa, l'autore della sua autobiografia, colui che l'ha intervistato, è un giovane musicista, lei lo ha seguito, lo ha visto nascere musicalmente? Io ho letto 3 mesi fa, prima che uscisse il libro, la sua prefazione. La sua prefazione mi ha rivelato tante cose, lui mi conosceva prima
che io ho conosciuto lui, mi ha chiesto di prendere lezione, io ho detto che lo negavo, poi ha preso la mia conferenza e mi ha dato la sua musica, io ho ascoltato quella musica, gli ho detto di studiare composizione. Lui ha studiato composizione con Boris Polena, mio collega del conservatorio, e poi ha studiato in Olanda. È diventato un buon compositore perché ho visto una sua composizione per due strumenti che mi pare molto buona. A proposito di questo, quanto serve, maestro, il conservatorio nella formazione di un buon musicista? Nel senso, la scuola è in grado di riconoscere e promuovere il talento? Ma è difficile. Io in genere, se non hanno grande passione e grande musicalità, sconsiglio ai giovani che vogliono studiare musica, perché è uno studio lungo, la composizione, perché è uno studio lungo e poi, se non ha successo, ha perso 10-12 anni. Ennio Morricone, è stato come sempre un'emozione anche questa volta averla al telefono. La ringrazio ancora una volta, voglio segnalare a chi ci ascolta che tutta la sua vita è raccolto in questo libro che ha scritto Alessandro Di Rosa dopo averla a lungo intervistata e si intitola Inseguendo quel suono. Mondadori, noi chiudiamo con una colonna sonora che a noi piace molto, è la Pura Formalità, è Gérard Depardieu che sta per cantare, se la ricorda quella canzone. Va bene, grazie. Maestro, grazie. Grazie a lei. Infinitamente. Noi qui ci salutiamo, Zapping ritorna domani sera sempre alle 19:30 per una puntata intera. Zapping.rai.it, trovate il podcast se lo volete fare ascoltare. Buona serata a tutti. Ricordare, ricordare come un po' morire, tu adesso lo sai, perché tutto ritorna anche se non vuoi. E scordare più difficile, ora sai che è più difficile.